Buonasera e bentrovati sul Giro della Morte per questa occasione molto speciale, non solo perché avremo occasione di analizzare a fondo nei dettagli un trailer, eh, cosa che non era mai successa all'interno di questo canale, ma soprattutto perché avremo occasione di farlo in compagnia e ringrazio molto per la loro presenza. Jacopo LZZ, Lorenzo Maulore, grazie per essere qui questa sera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Come state? grazie a te. Bene, bene, appena finito lezione. A quest'ora, ottimo. Beh, oggi <ride> abbiamo avuto una bella novità da parte di Gardaland, abbiamo visto un trailer che ci ha raccontato il montaggio eh, della torre viola, Torre Viola di cui in realtà non abbiamo ancora un nome e magari questa sera alla fine della live riusciremo a inventarne uno, noi e, e chi sta seguendo la live, Inventarlo magari. oppure scovarlo da qualche parte perché qua... Ah, bisogna andare a cercare all'interno del sito eh, i nomi delle foto, delle immagini, eh, probabilmente in qualche modo... Qualche nome è uscito. Eh, e, e magari scegliamo il più bello così poi ci ascolteranno, immagino... Buonasera Edoardo, Veriermi, eh, Veronica. Buonasera Francesca, Void Voyager, naturalmente sei la benvenuta quando hai piacere di essere qui. Eh, bocca al lupo per la partenza del tuo canale. John Life, Pasquale, Samuel, Roberto, Marco, Sergio, Slit Again, insomma è un piacere. Andrea, eh, avremo forse occasione di visitare di nuovo assieme Magicland, Andrea. In questa, questa live dice Samuel si prospetta molto bella dalla compagnia, ne sono convinto. Dunque, immagino che voi avrete occasione di visitare Gardaland nel momento in cui aprirà. Ormai mancano un paio di giorni, eh, c'è un particolare tempismo forse con l'uscita di queste informazioni. Eh, Avete già partecipato, Jacopo Lorenzo, a un'inaugurazione di stagione? O sarà la prima per voi, Jacopo? Eh, no, io ne ho fatte due, tre perché non è che abbia così fatto tante visite a Garda nella mia vita, ecco, però sì, ne ho partecipato. Eh, Lorenzo, tu sei esperto di inaugurazioni di apertura? <ride> no, sì, anch'io ne ho già fatte qualcuna. Più che altro, magari sono arrivato il pomeriggio, però le ho fatte, le ho fatte. Buonasera anche a Sandro e a Stefano. Eh, Sandro, eh, ci sarà a breve anche l'apertura di Magic Land. È quella è l'unica inaugurazione a cui mi è capitato di partecipare il primo giorno della stagione, l'anno scorso. Eh, poi... In realtà, Cinecittà World è un parco particolare perché ha talmente tante aperture e inaugurazioni che a me viene da dire non sono mai stato a un inizio di stagione, ma in realtà eh, è come se a ogni nuovo evento ci fosse un inizio di stagione per il modo in cui viene proprio, eh, pubblicizzato. Perciò. Tu sei stato nelle conferenze, nelle cose strane? Che... Stare, ne eh. vedremo una presto. Eh, buonasera anche a The Family Band. Stefano dice: Ho fatto l'abbonamento quest'anno sia a Gardaland che a Caneva World. Abito a 45 minuti, eh, hai la fortuna di essere a distanza comoda. Da due tra i parchi più interessanti che abbiamo in Italia, forse eh, più per demerito degli altri che per merito loro. In alcuni casi, ma eh, beh. Occasione, allora adesso parleremo naturalmente della Torre Viola. Ma in partenza, sono curioso di sapere se ci sono aspettative nei confronti delle altre novità di questa stagione. E, andiamo in ordine inverso rispetto a prima. Lorenzo, questa volta abbiamo un nuovo spettacolo di magia, abbiamo un nuovo spettacolo all'Extime Voyager. C'è qualcosa di interessante in questa quantità di cose secondo te o il grosso arriverà a giugno? La torre allora non lo so perché comunque gli spettacoli, il principale, il più interessante deve essere quello a teatro. Quindi vabbè, rivedremo Nautilus e <ride> diciamo che non mi aspetto granché. Impossible non lo so, essendo uno show che hanno già realizzato. Non... Poi sarà da vedere. Sì, non mi dispiace, non gli show di magia, sì. e... tu che opinioni, vai, no, niente, non lo so, anche al Cinema 4D bisogna vedere, non, non mi aspetto nulla di particolare. Lunitoons. Tunes, eh, tu hai qualche aspettativa, Jacopo, in merito a questa no, nuova io, io stagione. Gli io le aspettative ce ne ho, sinceramente, soprattutto per quanto riguarda i lavori perché insomma era una cosa che andava fatta, quindi quello è importante, e sono molto curioso. E ho anche già pronto qualche arrabbiatura, tipo l'albero, le robe lì che non hanno fatto, però sono pronto a essere stupito e l'ascensore la, della Magic House, che sai che a me piace particolarmente la Magic House. E... In tal senso, eh, naturalmente chi segue il mondo dei parchi sa che Magic House la Madhouse Vekoma che c'è a Gardaland ha un ascensore che porta giù il pubblico verso il pre-show che è fermo da anni da, dal covid e pare che quest'anno forse potremmo rivederlo sarebbe bello questo credo Jacopo sarebbe molto bello perché così finalmente sarebbe migliore di quella di Magic Land che tu conosci Beh, che è bella, bella. Il problema della Medous ma di Magicland è che gira poco. E non non sì. è. E quando sono stato in quella di Gardaland questo Natale, che ovviamente conosco bene, ho frequentato sempre quella di Gardana, la Magic House di Gardana, ma poi, essendo abituato poi a quella di Magic Land che ha una scenografia bellissima, è molto blanda nel giro, perciò sono salito su Magic House e ho pensato ma è adrenalinica questa cosa, ma è potente, non me la ricordavo così. No, più che altro è molto importante la... cioè l'ascensore fa l'80% della storia, perché a parte che le scale fanno schifo proprio esteticamente, ma non si capisce dove va a parare, quindi Necessario poi per chi ricorda i trailer, ne ha, ne ha parlato Feather Tube tempo fa. Per chi ricorda i trailer delle attrazioni, eh, Magic House aveva una promozione basata proprio sul suo ascensore e veniva visto come un elemento centrale della sua trama. E lo poi... era. <ride> Abbiamo una felpa sponsorizzata perché viola o perché c'è scritto qualcosa di particolare? No, non c'è scritto nulla di particolare. Il colore, il colore. In profumo di collaborazione. Eh, qui se dovessimo no. aprire... <ride> Buonasera Chris, <ride> grazie per essere qui questa sera. No, se dovessimo aprire il capitolo collaborazione con i parchi. MSC, bellissima eh, Roberto. Purtroppo questo doveva essere il tema della live di questa sera. Riposi in pace eh, la nave di, di, di Cinecittà World che fu MSC Meraviglia. Io, io devo far sapere alle persone che ascoltano qua che avevo proposto una cosa, cioè dedicare un minuto di silenzio in memoria e ricordo della MSC bellissima, ma Francesco mi ha bocciato questa cosa. Eh, tu devi sapere so. Jacopo che io ho una formazione televisiva in ambito di studio, in ambito di lavoro un minuto di silenzio in televisione, non ti cambiano canale, cioè, sono qui che guardano il giro della morte, cambiano e vanno a vedere l'ufficio magico se fai un minuto di silenzio. Quindi, Ma vale la pena per omaggiare l'MSC bellissimo che è una nave da crociera che voleva promuovere MSC, una ditta che produce navi da crociera, a Cinecittà e poi col tempo diciamo che ha cominciato a dare segni eh, delle stagioni che passano, no? quindi eh, diventando anziana e saggia ha cominciato, <ride> ecco non è più come era prima e quindi ma, ma sì. ha perso la sponsorizzazione. Scoperto che si chiamava MSC Meraviglia all'inizio, sì, 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 sì. inizialmente sì, e, e purtroppo ha perso la, lo sponsorship con MSC ed è diventata Titanic. Quindi abbiamo perso eh, il fulcro delle mie giornate a Cinecittà. E avremo modo comunque di ricordare questa attrazione, però notare Titanic con lo squarcio. E anche gli scheletri che pendono. La cosa particolare, tanto abbiamo un attimo di tempo per darci un'occhiata. La cosa particolare è mh, il modo in cui il palco stesso ha raccontato questo evento. Quindi devo vedere su Instagram Cinecittà World, così ci diamo un'occhiata assieme. Eccolo qui. Aggiungi al palco. Qui abbiamo la pagina Instagram di Cinecittà e mh, eccolo qui. Titanic, eh, questa era la nave MSC. Ecco, mh, sì, c'è chi potrebbe dire, forse questo stava suggerendo Jacopo, che prendere un disastro come è stato l'affondamento del Titanic e eh, associarlo a squarci scheletri eh, eh, a qualcuno è sembrato un po' di cattivo gusto, ma non so se poi a Cinecittà War hanno. Eh, questo magari hanno un senso dell'ironia straordinario condiviso da pochi altri. Lorenzo, tu sei l'unico che non hai mai potuto vedere di persona tra i presenti questo capolavoro? Purtroppo no. Vedrò quest'anno il Titanic, dai, vedrai il Titanic o, o quello che ne, ne rimarrà perché pezzettino, pezzettino <ride> verrà al momento. Vabbè. Ci portiamo a casa uno scheletro, cadrà. Boyan Voyager, io ho aspettative ma non voglio illudermi, spero di trovare un parco più colorato rispetto a come l'abbiamo lasciato a gennaio. Più colorato ma colorato in maniera speriamo intelligente e non con una spruzzata d'oro sopra. E di questo parleremo tra un po' perché ci sono delle immagini finalmente in merito a, a, alla colorazione che c'è stata in questa primavera, questo autunno, questo, questo inverno. A Gardaland, nel video che ho pubblicato oggi, peraltro, è molto particolare questa cosa perché io dicevo: eh, non avete rilasciato neanche una foto, cari Gardaland, ma avete rilasciato un elenco lunghissimo di lavori fatti, eh, poi tutti da verificare. Ma dal punto di vista promozionale era interessante anche vederli. Li hanno mandati questa sera alle fan page, ognuno ha le sue strategie di marketing. <ride> Il nuovo coaster di Europa Park che apre ad aprile invece che a marzo. E eh beh, eh, è già tanto se è ancora su, essendo Europa Park. Intanto, andiamo verso l'apertura e sarà sicuramente eh, un coaster apprezzato da molti. Adesso andiamo verso, andiamo verso il trailer che dobbiamo commentare questa sera. Noto che anche Francesca aveva prenotato il viaggio a Roma per vedere MSC Bellissima ed è offesa per la sua eliminazione. Buonasera anche a Joe. Dunque, Gardaland ha avuto una strategia secondo me piuttosto interessante per promuovere la nuova attrazione. Gardaland investe sempre tanto nella promozione delle attrazioni nuove, anche quando sono attrazioni minori. Questa novità, immagino che possiamo tranquillamente dire che è una novità medio-bassa, insomma, è una torre di caduta di non particolare rilevanza, però per, per quest'anno è il fulcro, o sbaglio? No, non sbagli, giusto. Mm, bene, allora, trailer, apriamo questa cosa. Eh, è stata pubblicata oggi e abbiamo la possibilità di vedere un camion, una serie di camion che si dirige verso Gardaland. Eccoci qua. Questa strada è particolarmente interessante, quella che stanno percorrendo i camion secondo me, perché è il confine nord del parco ed è l'area di espansione che fa sognare tanti di noi quando pensiamo alle potenzialità che Gardaland potrebbe avere in futuro. Eh, tre camion che trasportano la torre, quindi probabilmente è stata divisa in tre sezioni perché 28 metri di torre chiaramente... Vanno ben congegnati. Tra l'altro, oggi c'è chi ha scherzato su questi camion. Qualcuno di voi, non so se ha avuto modo di vedere, eh, si è ironizzato sul fatto che uno di questi camion assomigliava particolarmente a un camion di magma, kit. No, no? Di magma, di kit. <ride> kit? Eh, ma sì, kit? che non ha non camion di, kit, vabbè, di quello che c'è fuori? Ah, ok, okay. Eh, mi non sembrava vero. strana questa cosa. Io sono uno dei primi <ride> stamattina. E chi è Jacopo... che ha fatto questa, questa battuta su Instagram? mi ricordo eh, sì. Ciao Feffi sì. e ciao Satisfactory. Mm. E, tra l'altro, è un aspetto che apprezzo molto. Mi dispiace non ricordare l'autore perché gli farei i complimenti. E, è un aspetto che apprezzo molto, saper fare ironia all'interno dell'ambito dei parchi a tema, è qualcosa che è molto poco diffuso, eh, scherzare, fare satira, su un po' perché ci sono pochi gli appassionati mh, numericamente, un po' perché i parchi tendono a prendersela molto, oppure chi vuole fare contenuti con i parchi tende ad andarci veramente coi piedi di piombo, ci sono persino parchi che chiedono fatemi vedere il video prima della pubblicazione, e con difficoltà da parte nostra, a dire questa domanda me la vieni a fare un altro giorno, oppure vai a farla a qualcun altro, perché sappiamo di essere i primi a rispondere così, quindi è anche difficile fare ironia in certi casi. Dunque, avevate qualcosa da aggiungere o proseguiamo con. La Ma ci sono alcune cose che si vedono in sottofondo, se vuoi, però... Ci siamo già passati? No, no, qua, guarda. Tipo Fantasy Kingdom con l'albero non toccato, il volaplano che ha di nuovo i colori vecchi, se noti, perché era diventato... È vero, il volaplano rosso azzurro. e giallo, in sì. fondo in fondo. Bello, okay. bravo, hai un occhio. Eh, e l'albero, purtroppo, questo sì, eh, si sapeva che non sarebbe stato sistemato in tempo... Ma speriamo che. Ma è che ci sia. Tua. Cosa ho combinato? Nel video perché ho detto Nel video ho detto, detto: da qui si potrebbe dargli un altro anno quando siamo andati. Sì, sopra. perché il video di Natale, eh, personalmente, è, è stata una bella giornata assieme a voi. Quel video lì si eh, è, 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 è trovato. A, cioè siamo passati sopra all'albero di Prezzemolo di notte. Col buio, vedendolo da sotto, e quindi non, non, non sembrava molto decadente visto da quel punto. La Sabrina ha ascoltato e quindi. Grazie, Maverick Gunn, per il tuo contributo, polacco, credo. Grazie. Eh, spero non leggano i miei commenti, dice Slita Gain. Eh, questo qua però l'ho letto, non so se ne arriveranno altri che tu speri non vengano letti. Il problema dice. Samuel, e vedere il viola in mezzo a Shaman e Giumangi che sono verdi, ma in realtà questo aspetto lo vedremo già nel corso di questo video. E credo che un problema non sia. Si fa tantissima ironia, dicevo, Voyager su parchi e amministratori delegati, ma in privato quello è un problema. Che ridi, Lorenzo? A quale amministratore delegato hai pensato? E ce ne sono? Ce ne sono un po'. Vabbè. Allora, cosa ci offre ancora il trailer? Questo, siamo passati attraverso un punto inosservato da molti, ma che ha fatto parlare nel corso degli anni precedenti. Questo cancello verde è, è stato aggiunto di recente con un ponte sopra il fiume Dugale e soprattutto è stato... Diciamo lastricato, si potrebbe dire. Comunque, la cura che è stata fatta nel costruire questo ponte, questo passaggio, ha fatto sognare in tanti nel corso dei due anni scorsi. Naturalmente, è un ponte che serviva come uscita d'emergenza per il cantiere della ricostruzione di Shaman, per il cantiere della costruzione di Jumanji, eccetera, eccetera. Adesso ci passano i camion. Ma in tanti hanno pensato che potesse essere un accesso verso l'area di espansione. Per il momento così non è stato. E vabbè. Ecco qua, Giubangi. Ovviamente. Io mi immagino questi qua che nel momento in cui dovevano svolgere il loro lavoro, montare la torre, si sono ritrovati la troupe davanti che gli diceva ma no, ma aprilo meglio, aprilo più a sinistra, aprilo più... E rifallo, riapri perché non ho visto bene. Ah Comunque, questa è la torre e come si diceva, come è stato scoperto tra i primi da Jacopo e Lorenzo e Viola. Non ho capito dove è andato questo camion... Abbiamo visto un camion fare retromarcia accanto e sotto a Shaman. Purtroppo non si può zoomare sugli operai, quindi proseguiamo. Allora, già qui si comincia a notare una serie di cose piuttosto interessanti. Mm. Vediamo la cromia: quindi, come sta il viola con il verde? A mio parere, stanno abbastanza bene, e tutto questo fastidio non ce lo vedo. Eh, lo dico per riassumere velocemente, e vi lascio la parola. Quando è comparsa la foto con l'amministratore delegato davanti alla pietra viola, tutto ciò che si sapeva di quest'area nuova era che il viola sarebbe stato importante. Due giorni dopo si è saputo che anche la torre sarebbe stata viola, la torre stessa, e questo ha scatenato in tanti una vena di paura. Sapendo che questo sarebbe mm. stato forse un ritorno al colore che caratterizzava l'anno della magia eh, di Garda nel 2019, una tra le annate peggiori che si ricordino. Eppure nel vedere questa immagine, io ho l'impressione che tutto sommato stia bene questo colore con il verde di Shaman. Impressioni, Lorenzo? Vedo che stai annuendo. Sì, perché ne ho parlato anche oggi con Jacopo. E non solo, effettivamente, cioè, Shaman è di un colore verde abbastanza scuro, la torre pure, il verde e il viola alla fine non stanno male insieme, e non lo dico io. Sono complementari. E... sì, è, è vero. E, e quindi secondo me ci sta bene. Poi, non essendo tutto il Lupo Viola, secondo me può scegliere una cosa farina. Eh, sul Lupo adesso ci arriviamo. Jacopo, che pensi di questa cromia? Ma allora... C'è da fare un discorso sul viola perché il problema vero è stato il 2019. Ma è stata proprio un... è una concezione di, di tante persone, ovviamente, che hanno preso paura, ma qual era il problema? Che il viola era messo a caso, cioè in punti che non c'entrava niente. Eh, ricordiamo che parliamo della foresta incantata in area sì. west, Sequoia con le stelline. Ma Sequoia, ad esempio, non era viola. Era... Il portale col cappello ho capito ma era un portale viola Sequoia aveva la staccionata viola sotto che Qua poi è schifo. rimasta che poi è rimasta era terribile faceva schifo è stato un anno bruttissimo ma di per sé neanche nell'anno della magia c'era così tanto viola voglio dire è rimasto nell'immaginario quindi quando la gente ha sentito viola viola così insomma c'è stato un po' da spauracchio detto ciò mettendo da parte quell'anno ha un bel colore per una trazione quel viola è bello, secondo me, eh, ci sono tanti coster viola nel mondo, ma che non li ha fatti la merlin, cioè Sea World, roba, roba che la gente andrebbe fuori di testa quindi non vedo il problema. Tra l'altro, col grigio del lupo ci sta anche bene. Col viola ci sta bene, è un bel viola. Quindi, chi dice che mh, il viola è un problema, o è rimasto segnato? O oh, wow, è stato influenzato da pareri perché va di moda a dire che Gardena sbaglia tutto? Secondo me, Beh, eh, ora non credo che ci sia modo di fare un approfondimento sui corsari. Naturalmente, Luca, tra le tante voci che stanno circolando, ce ne sono che parlano di una sistemazione dei corsari, ma non tanti avrebbero fiducia, come già tu suggerisci, eh, in una sistemazione fatta in stile Merlin. Ti fideresti, Jacopo, di una versione sabri dei corsari? Per non dire lego? No, però non possono nemmeno stare così. Quindi non mi fido, però a un certo momento bisognerà arrivare al punto che bisogna fare un atto di fede e dire fate qualcosa. Cioè, o me li sistemano così. Oppure qualcosa deve essere fatto? A te, ma è capitato Lorenzo di vederli eh, in quelli che vengono ricordati come gli anni d'oro? Perché io nemmeno me li ricordo quando erano eh, belli. Imponenti. Dipende cosa intendi per anni d'oro. Se intendi prima del Corsaro Fantasma, sì, e me li ricordo pure molto bene, fortunatamente. Beh, insomma, Però parliamo di primi anni. Andiamo. Ovviamente, no però era già il motivo per cui hanno fatto la vendetta del fantasma è che da tempo i corsari erano malconci e questa sistemazione non li ha sistemati però. Vero. No, guarda che i, i corsari hanno avuto il peggio negli anni in vesti cioè nel senso non è stata Merlin che gli ha rovinato. Merlin ha fatto tutta quella roba del 2019 del fantasma, ma nel 2005, eh, vabbè io adesso non è che mi ricordo nel 2005, ma in quegli anni là comunque non è che fossero messi bene, voglio dire il tracollo c'era stato prima di Merlin, quindi diciamo che sì. a Gardner le cose non sono mai state mantenute molto bene anche negli anni d'oro, secondo me. Eh, il problema degli anni d'oro: che poi si, bisogna sempre interpretare quali sono gli anni d'oro, sono quelli in cui sono stati costruiti la Valle dei re, i Corsari, e quindi tanti anni fa, o quelli in cui a partire da ciò che era stato fatto, poi la gestione investindustria, appunto, ha aggiunto cose su cose sempre belle, ma sempre dimenticando ciò che c'era prima e Questo è il problema principale, il motivo per cui le attrazioni storiche sono state tolte, e anche eh, ciò che è stato fatto di nuovo, non teneva conto della conservazione dei capolavori che erano stati fatti in tanti casi. E mi è capitato già di dire una mia opinione su questo aspetto. Forse Merlin, in tal senso, ha mostrato un approccio non che mi sia piaciuto tanto. Ma eh, con un suo senso logico, cioè eh, portare tutto il parco a un certo livello minimo di decenza. Questo ha significato alzare tante cose che prima erano state lasciate al degrado, aree che non erano nemmeno eh, pavimentate, erano solo asfaltate, eccetera, eccetera. In ingresso aveva un aspetto orribile della zona di Icarus, dell'arena medievale, e, e secondo me, ripeto. Però al tempo stesso a questo livello minimo di decenza ha abbassato cose che erano molto al di sopra. Eh, senza un programma eh, peggioriamo la qualità perché abbiamo deciso, però il risultato secondo me è quello in tanti casi. Uh, sì, mh, per quanto riguarda i corsari sto leggendo qualche commento. E, <ride> per sapere i segreti di Cardavan ci suggerisce Elic, Erika. Bisogna andare al baretto sul lago che si vede dall'ortobruco sempre frequentato da dipendenti. Fa vomitare il viola, dice Satisfactory. E poi leggevo un commento di Sara che diceva piano piano Gardan diventerà in bianco e nero. È una considerazione perentoria e in quanto tale interessante, mi incuriosisce sapere che cosa intendi dire in tal senso. <ride> Date degli due anni di pioggia acide del Garda e diventa un, gran, un gradevole malva chiaro. John Life ha avuto la fortuna di vedere i Corsari nel 1993, quindi eh, dopo un anno di rodaggio, e probabilmente era il suo massimo, con ancora tutte le proiezioni originali, gli animatronici funzionanti, insomma, essere stata una bella visita. Mancavano alcune parti che sono state aggiunte in seguito. Ma mi domando: potrebbe capitare di vedere un approfondimento sulla storia dei corsari, in qualche canale tra i vostri in futuro? Non so, mi domando. Me lo chiedi perché sai già che arriva? Oppure. No, io non so niente, però conoscendo un po' l'andasso potrei immaginare. Che arriverà. 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 Dai, aspettiamo curiosi. Mm. Uh, ok, Voyager, se lo ricorda a partire dal 2008-2010. Sì, chiedo scusa se non riesco a, a, a aprire in vista tutti i commenti. Mondo Coaster dice questa torre è una di quelle attrazioni che, migli che esteticamente migliora più si sì, sviadisce. È più bassa del punto più alto di Magic Mountain? In teoria è due metri più bassa, però... Eh, saranno beh, bisogna vederla perché poi le misurazioni non sempre corrispondono a ciò che. Perché, per esempio, Space Vertigo se dice si alto 40 metri, in realtà sono 37, quindi è sempre un po' tutto da eh, vedere. Comunque, a proposito di vedere, all'interno di queste impalcature. Si intravede il lupo grigio di cui prima aveva già parlato Lorenzo, no, ne aveva parlato Jacopo. Il lupo grigio di pietra mm. che prende il posto di ciò che ha. Eh, dove si trova la cro crocodilo? O un'improvvisa dimenticanza? Chessington, Chessington, un coccodrillo. Allora, qui vediamo posizionarsi un pezzo della torre. È particolare perché ha una sezione esagonale mh, non tipica delle torri di caduta che di solito hanno una sezione quadrata e questa d'altronde è diversa è rotante quindi eh, è diversa da altre che abbiamo visto ah, abbiamo anche avuto modo di vedere qua in cima eh, già montate le carrucole carrucole perché questa torre è, si differenzia da altre torri italiane che abbiamo conosciuto per il fatto di avere la capacità di portare su e giù la gondola più volte, dando anche senso di airtime e tutto questo viene fatto a spinta, eh, quindi non ha una vera e propria caduta libera. Faccio una domanda su questo punto perché è una questione che dipende molto dai gusti della persona e chiedo a Maulore, per le torri che hai avuto modo di provare tu? Tu preferisci la caduta libera, quella che proprio ti fa precipitare, o pensi di avere un gusto più affine a una torre un po' più soft, come può essere questa? Dipende. Principalmente, anche perché ho fatto tantissime volte Orbita Movie Land, preferisco quelle un po' più soft, ma proprio perché quelle come Hollywood Tower o Space Vertigo sono molto pesanti, quindi diciamo che se le fai le fai una o due volte ogni, ogni, ogni tre mesi Sì, concordo con, questo, con questa visione in merito alle torri anche a me Orbita, Movilen piace molto è tra le mie torri preferite perché è capace di dare quel po' di adrenalina e molto panorama senza far morire di paura chi non le tollera e chiedo anche avessi tu occasione di visitare i parchi romani in futuro avresti curiosità di provare la torre più alta d'Italia che è a Magicland e forse la più intensa che è a Cinecittà World che si può fare anche in piedi o, o ti spaventa un po' e dici no, piuttosto io faccio quella viola e... guarda, ne parlavo proprio ieri, sempre con Jacopo e Francesca io mistica e indiana sono curioso di provarle e voglio provarle, anche se comunque il problema è più che altro l'ansia pre attrazione. Poi, vabbè, magari, una cioè, volta che l'hai fatta, l'hai fatta, come dire, ti eh, devo sì, tagliare no, un braccio cioè, una volta che sei giù, una volta che sei giù, basta, grazie, <ride> 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 eh, tra l'altro, chiedo Jacopo: tu l'hai provata, Indiana a, a, assolutamente um, no in città, e nemmeno mistica Magic. No, mistica, sì, perché so che è freddo in basso. Quindi ho detto: Vabbè, andiamo su. Yeah. Freni cioè, anche... in alto, scusami. Ti è piaciuta? Mm. senza infamia e senza lode? Tra l'altro, Mi Mistica viene restaurata quest'anno. Diciamo che una caratteristica che hanno le torri così alte, e che potrebbe avere poten, volendo Mistica Magicland, è quella di essere anche panoramica: appunto, uno mistica pur avendo la corona circolare non ruota. Punto due, se sai che tra un po' ti fa fare una caduta di quelle che a te non piacciono perché non è il tuo gusto, come è il mio caso e ed deduco forse anche il vostro, io il panorama non me lo godo tanto. È proprio per questo motivo che condivido quello che ha detto Lorenzo in merito alla torre nuova, di, ormai nuova non è più, Orbit a Movilen. E probabilmente questa di cui stiamo parlando ora avrà delle caratteristiche che a noi potrebbero piacere un po' di più, potendoci salire, perché avrà una portata oraria molto, molto bassa. Cristian, l'ultima volta che sei stato a Cinecittà World, Indiana andava perché io non sono riuscito a farla, ma io credo che ci siamo andati lo stesso giorno e funzionava, ma io non ci sono voluto salire. Ciononostante c'è un POV a gra grazie a un mio amico che si è immolato per questa cosa. Speriamo per la tematizzazione, dice Satisfactory. <ride> Esagonale a Etnalan ce l'hanno da dieci anni, non tematizzato ma ce l'hanno, ma la torre di Etnalan non è come quella di Moviland? No, Etnalan ha quella di Moviland, SNS, ma neanche un'altra, ma anche una drop in twist delle SBF. Ah, ecco però è piccola, è... bassa bassa, okay, cioè non è come piccoli. questa, è proprio diversa. A Cinecittà c'è anche lì una seconda torre capace di fare salite e discese un po' più soft, simile a quella che c'è a Leolandia, eh, Zamperla. Adesso stiamo parlando di una cosa un po' più mirata verso i bambini, chiaramente, però su quella personalmente ci salgo volentieri. Lorenzo, sei stato da poco a Leolandia la torre. Come si chiama lì? Te lo ricordi? Io non 30. mi ricordo più il nome. Vabbè, non importa, ti piace? Sì, ma, ma un sacco, eh. cioè, è cioè per famiglia. Ma sono serio, è bella, è da capace un... di dare anche un po' di airtime, si, sì, da, da un bel airtime, poi dura tanto. Sì, se è come quella di, eh, di Cinecittà World, eh, si sì, dura parecchio. L'avevo provata alle Olandia parecchi anni fa, poi non mi hanno assunto quando sono andato a fare i colloqui, quindi non ci sono più tornato allora. Non so il limite di altezza di Family Band. E Chris ci dice che ha addirittura tre torri eh, Etnaland. Quindi adesso, Moviland si sentirà in difetto, <ride> o forse la concorrenza che ha Moviland è solo Gardaland e quindi di Etnaland si frega abbastanza. Beh. Credo che se ne frega abbastanza mm. non di Gardaland Di Osi Park, scusami, la torre, cioè perché tu hai citato Grandi torri drop in twist ma... Osi Park dici? Beh, eh. a Osi Park c'è una bella torre sempre della Visa, quindi abbiamo avuto modo assieme a Deck Park chi, di, di provare una torre della Visa che sale, scende, fa divertire, diverte molto anche i bambini, quelli che avevo accanto in particolare che mi hanno strillato nelle orecchie tutto il tempo. La donna cannone Samuel e... E Trinchetto sono le due torri di Leolandia, ma la donna cannone in questo periodo invernale era chiusa, vero eh, Lorenzo? Quindi non c'era la possibilità giusto. di provarla perché fa parte di un'area che in inverno non si trova. È della zamperla e anche in questo caso ha il lancio verso l'alto e poi tira giù. Il problema è che io ho trovato particolarmente violento il momento in cui la torre... Eh, compie questo passaggio dall'alto verso il basso, la trovo fastidiosa sulle spalle, però, vabbè. C'è un identico modello, ci dice Cristiorni a, a Etnalen, identico modello di quella di Gardaland, ma più bassa, senza tematizzazione. <ride> Jacopo diventa sempre più di malumore appena si parla di cambiamenti a Gardaland. Ma lo vuoi vedere sempre uguale a se stesso, Jacopo Gardalan? Ti piace così com'è, vuoi fotografarlo e non cambiarlo mai? Allora, Io vorrei dire che ti vento di malumore proprio quando si parla di Gardalan, ecco. Quindi, ma se preferisci, cambiamo argomento? Dico... No, perché mi ha invitato te e ho accettato <ride> i bambini. I bambini che strillano, dice Andrea, avrei un trattamento speciale per loro, soprattutto per i genitori. Ma quell'unica volta in cui si possono divertire sulle giostre, lasciamoli divertire. A Chessington ci va sabato, mondo ghost, e quindi avrai modo di provare la crock drop. E in anteprima avrai occasione di provare anche la novità di Gardalan. Ottima cosa, è novità che però è in costruzione e noi la stavamo studiando come viene tirata su praticamente con la stessa velocità con cui è stata montata Mission Orbit di notte a movie guardate con, con che ma proprio di nascosto viene alzata su nel giro di mezzo secondo e montata al timbro fatto <ride> la tirano su la mettono dentro alla scenografia e poi la abbassano veramente un lavorone dal punto di vista ingegneristico e abbiamo quindi visto intravisto in controluce in qua la bocca di questo enorme lupo di roccia e come ce lo aspettavamo Jacopo questo lupo 16 metri ti dico se più o meno sì me lo aspettavo così vorrei far notare una particolarità carina i denti comunque le fauci non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo viola, però sì, me l'aspettavo così carino, bel, bellino dai. cioè ci sta, secondo me, come tematizzazione poi naturalmente lo vedremo meglio senza impalcatore questo certo. è chiaro, Lorenzo che impressione hai, anche perché sei stato tra i primi a scoprire determinati dettagli tematici se me ne ricordo uh, ma sì, Abbastanza simile anche per me a ciò che pensavo, ecco anche a me ha stupito il fatto dei denti viola, non me li aspettavo così, però effettivamente sembra facciano un bel contrasto con la pietra che è molto più scura invece, cioè scusate molto più grigia, e... bisognerà eh, vederla senza... Anche perché qualche Viene. dettaglio viola. Che non fosse solo la roccia, in qualche modo era immaginabile che ci potesse essere, nemmeno io avrei detto i denti, no? Perché potevano essere anche altre cose, potevano essere gli occhi, eh, occhi che, peraltro, ultimamente per la Merlin sono cose molto interessanti perché avrete visto, immagino tutti, le, eh, le, le fotografie, i video della ricostruzione a. Uh, Alton Towers del coaster di punta in vertice della BNN che è stato recentemente rifatto e che si chiama Nemesis uno tra i coaster più belli in Europa eccetera eccetera che ha nella sua scenografia un bellissimo occhio che si muove Vabbè, niente. solo per dire che gli occhi sono importanti e magari scopriremo che sono viola colore poco diffuso tra gli umani quindi <ride> Vabbè, niente allora eh, si è detto incontro luce, e poi invece sotto vediamo una struttura rocciosa che ricorda un po' la base di partenza di Indiana a Cinecittà ehm, World, di cui abbiamo parlato fino a poco fa. E che trovo adesso: non perché ci si debba concentrare così tanto su un singolo dettaglio, però eh, la tematizzazione in questo caso sarà un elemento importante e sono rare in Italia le torri fortemente tematizzate. Ci sono torri che hanno una tematizzazione sulla base, ed è il caso di Space Vertigo a Gardaland con tanto di eh, fila d'attesa tematizzata. Ci sono code che hanno appunto una struttura che segue parte dell'altezza, come è il caso di Cinecittà World. In questo caso, forse anche perché la torre non è altissima, su 28 metri di torre avere un. Eh, Lupo alto 16 metri accompagnerà molto l'esperienza e quindi potrebbe permettere di avere eh, una integrazione molto forte tra la trama e la struttura. Eh, degli effetti si è già parlato e del fatto che possano durare nel tempo si è molto ironizzato: il vapore, le luci, non sono proprio gli elementi su cui Merlin brilla dopo la prima settimana di apertura. Brilla no, Merlin o Gardaland? Gardaland perché cosa ci vuoi raccontare in merito agli altri parchi Merlin che hanno no, conservato? Non lo so. Però... Beh, Oblivion diciamo che so. gli effetti che non vanno sono una prerogativa di Gardaland dagli anni '90, non da Merlin. Oblivion Alton Towers, l'originale, ha effetti di fumo fondamentali perché non ha il resto del percorso che ha quello di Gardan è molto alto, ha una droppe enorme che si chiude all'interno di un tunnel molto profondo e pieno di vapore, il vapore che è fondamentale proprio per la scenografia di quell'attrazione lì, è solo vapore e lì funziona, e a Gardan in effetti... Lorenzo, sei mai riuscito a provare Oblivion con gli effetti funzionanti, vapore, disintossicazione finale? Sì, fortunatamente sì, e boh, è proprio brutto vedere che li abbandonano. Ma magari basterebbe solo accenderli, eh? magari basterebbe andare al quadro elettrico e accenderli e funzionerebbero. Sì. Però... Si è parlato tanto oh. anche delle motivazioni per cui vengono interrotti determinati effetti. Abbiamo parlato, ho accennato a Oblivio, ma anche Raptor aveva degli effetti molto carini. Ci si bagnava su Raptor una volta. E... Peccato non averli più queste funzioni, riescono ad arricchire l'esperienza e nel caso di questa attrazione qua eh, viene detto perché è, è, è questa attrazione è soprattutto tema e quindi si, sarebbe fondamentale. Ma è il caso di Giumangi che abbiamo visto nel video anche l'esterno, una dark ride con effetti che non funzionano e con, quattro animatron con sei animatronici di cui solo quattro funzionanti, insomma... Vabbè, lo sappiamo. Allora, eccola qui, di notte col buio arriva il timbro e montiamo la torre. Si chiedeva eh, una questione abbastanza interessante di cui però non so se abbiamo una risposta, Andrea. Una domanda, perché hanno fatto prima la costruzione e poi hanno messo la torre? Sicuramente, da un lato, c'è una questione sulle priorità e sui tempi di arrivo dei materiali. Non so se Jacopo ha un'ipotesi più definita su questo aspetto. E, sì, io dovrei sapere. Cioè, credo che sia la motivazione questa. Perché questa di Gardaland rispetto a quella di Chessington, diciamo che è stata fatta molto meglio: nel senso che quella di Chessington hanno fatto la struttura, poi hanno tematizzato a terra, cioè hanno fatto la scenografia a terra in blocchi grandi e poi li hanno appiccicati sopra uno ad uno okay? e, che ci poteva anche stare perché comunque era un tempio quindi poteva starci a vedere i pezzi messi uno di fianco all'altro questa invece non è fatta con la stessa tematizzazione ma è stata fatta dalla Poliscultura che è l'azienda che ha fatto storica. storica, ha fatto tutto a Gardaland anni 90, 2000 tranne una aveva... parentesi di qualche anno fa in cui non c'era scusa no, no infatti sì è tornata con con i corsari cioè che hanno fatto la roccia quella lì col gabbiano davanti per coprire il tubo e il polipo dei nautilus prima non aveva più fatto niente da raptor e niente hanno richiamato loro quindi è stato tutto scolpito a mano proprio da loro dentro e quindi hanno dovuto mettere le impalcature per andare su da dentro e insomma fare tutto il lavoro. Quindi è stata scolpita lì da, dagli artisti, diciamo, e non fatta prefabbricata a terra poi appiccicata. Quindi penso che sia per questo il motivo che non hanno messo la torre subito perché. Era lì con lo scalpello che stavo lavorando. Eh, un altro elemento, eh, poi lascio la parola a Lorenzo se ha qualcosa da aggiungere. Un altro punto importante in questo senso, secondo me, sta anche nel saluto Edoardo che sta andando. Eh, in alcuni casi la vernice viene spruzzata, per esempio, l'albero di Prezzemolo è stato spruzzato, non colorato col pennello. E in quell'occasione, siccome l'albero di Prezzemolo è stato inaugurato nel 2002 e Fantasy Kingdom nel 2001. Fantasy Kingdom c'era già e hanno dovuto pellicolare tutta Fantasy Kingdom per spruzzare la vernice sull'albero, quindi in questo caso avrebbero dovuto probabilmente ricoprire tutta la torre per poi è cioè, un processo un po' strano, forse hanno preferito questo ordine anche forse per questa ragione. Lorenzo, hai qualcosa da aggiungere in tal senso? Poi proseguiamo con il video. Mm, no, non ho niente da aggiungere. Ad Ok, i sedili, i sedili con tanto di protezioni di sicurezza ulteriore che sono le cinture, 16 cinture da chiudere tra un giro e l'altro, quindi un bel lavoretto da fare per gli operatori e forse un po' di attesa in più per chi eh, sta aspettando di poter salire. Non riesco a intendere bene. Eh, quanto queste protezioni andranno a impattare sulle spalle. È chiaro che non stiamo parlando di lap bar, però sembrano abbastanza larghe, quindi forse daranno libertà di movimento e renderanno il giro gradevole. Però è solo una mia ipotesi, non avendola provata, sì, sì, anche secondo me, anche perché non hanno nemmeno un tessuto morbido che dice si appoggiano, secondo me, sono abbastanza alte, mm. che è un aspetto. Cosa? Cinture brutte, cinture brutte. Guarda, sono quelle della macchina. Sì, e, sì beh, ma dirlo tu che sei appassionato di, di macchine, comunque, eh, cosa comunque, volevo dire? Eh, mi sono perso a sentire parlare di cinture brutte. Va bene, ah, sì, ecco, volevo dire. Non sono la pepar naturalmente. Però il fatto che queste cinture non avvinghino sulle spalle, secondo me, renderà più gradevole il funzionamento della torre nel momento in cui vuole dare un po' di airtime. Cioè, ti senti un minimo sollevare probabilmente. Mm. E a tal proposito, dato che non ho un ricordo molto lucido, Lorenzo, che apprezzi particolarmente Mission Orbit, stringe tanto. No, o meglio, no. io non stringo. Oh. Ah, eh, ma questo è il trucco. Eh. Eh. <ride> Quante volte ho visto persone che cercavano di fare i coaster senza cintura, l'ho visto succedere, ma proprio senza, l'ho visto succedere sull'olandese volante, a Magicland e su... Che è praticamente uguale a Mammoth per chi lo conosce. L'ho visto succedere su inferno a Cinecittà, World nei parchi romani: persone appassionate di parchi che dicono. Ma io ho fatto anche Bit Under Mountain senza cintura, non se ne è accorto nessuno. Vuoi che non possa fare Mammoth grande svolante? però poi arriva l'operatore e te la fa chiudere. Vabbè, piccolo aneddoto. Io vorrei. però, chiedere. se ti fingi grosso, cioè fai tipo così, poi rimane su, capito? È larghissima, bellissima. Beh, ma questo, questa cosa si può fare soprattutto su quelle con le, le lap bar e quindi bisogna andare a Roma però perché c'è sia shock sia ehm, alt tire e non hanno la protezione sulle spalle, ce l'hanno solo sulle gambe e se tu la lasci un po' aperta ti senti proprio volare e che bisogna che non se ne accorgano perché se se ne accorgono te la chiudono e te la chiudono forte. Sempre meglio così che Raptor, quella io proprio non riesco a tollerarla. Terribile. Ok, cos'altro ha da raccontarci? Ecco, abbiamo visto una cosa molto speciale, abbiamo visto la prima rotazione della corona con i sedili, certo la sta muovendo a mano, però vediamo che in effetti i sedili girano, ruotano. Questo è, è uno degli, degli aspetti che più mi rendono curioso di provare questa tipologia di attrazione perché per quanto banale... Eh, devo dire che io non ne ho mai provata una così, e quindi eh, sarà una ripetizione di una torre: una torre a garda già, ma ha il suo aspetto innovativo. Per chi non ha mai avuto occasione, e vediamo chiaramente anche le, i fili che sono legati alle carrucole e che sono quelli che poi porteranno su e giù questa. Eh, questa, questa. come si chiama? Navicella? vecchia gondola. gondola abbiamo già un po di viola anche qui mh, attorno alla stazione di imbarco quindi grigio e viola che si intersecano e sicuramente c'è ancora un bel po di lavoro da finire perché nel corso del video abbiamo avuto occasione di vedere anche eh, edifici di cemento ora non so ritrovarli però comunque c'è ancora parecchio lavoro da fare il punto in cui si trova in questo momento il camion è quello dove c'era il laghetto di Sequoia e con una certa probabilità un pezzo di laghetto potremmo anche rivederlo. Tant'è vero che sulla destra dell'immagine, proprio sopra al colpo di frusta di Shaman, sotto al colpo di frusta di Shaman, vediamo passare il ponte, quello che dava l'ingresso a Sequoia, e l'ingresso di Sequoia è rimasto. Infatti, c'è chi ipotizza che si entrerà da lì per arrivare alla nuova attrazione. Ipotesi azzardata. Lorenzo? Ah, secondo me no, perché anche secondo me si entrerà da lì. Cioè, hanno tenuto l'ingresso, hanno tolto l'insegna. Mi sembra pure, non voglio dire stupidate, però il ponte non mi sembra ridotto male. Probabilmente lo hanno <ride> riverniciato. Non lo so, non vedo bene. Potrebbero però... anche aver cambiato le assi. Eh sì, secondo me diciamo che è l'opzione migliore per fare magari un ingresso un po' degno della trazione, altrimenti dovrebbero fare tre pali. Anche perché qui abbiamo un'area tematica a questo punto coerente eh, che comprende anche Colorado Bot, i tronchi, perciò non sarebbe assurda l'idea di entrare dall'altra parte, oppure eh. come nell'ultima fase di Sequoia, mantenere il ponte come collegamento tra eh, l'area di Shaman e quella di Colorado con l'accesso alla torre al di qua del ponte nell'inquadratura. Che impressione hai, Jacopo? Uh, secondo me, ma così proprio vibrazioni, usano il tronco come ingresso. Come ingresso ufficiale. Però mi piacerebbe che venisse usato come passaggio e basta. Non tanto perché non c'entra, perché vabbè, un tronco in qualche modo lo butti in mezzo alla storia. però era comodo. E poi sì, Colorado Bot c'entra, ma, ma anche no. Non, non sono indiani, sempre Nord America, vero? Non sono sì. indiani. E poi, però, allora devi passare davanti a Giumangi e ti vedi eh, la zona araba, devi fare la curva per tornare nell'area tematica tra virgolette quindi a questo punto sì la la robot... anche perché nel momento in cui fai il giro che hai appena descritto passi praticamente sotto al portale di Kung Fu Panda eh, un po' particolare la Pecha Kardon un'area tematica non le ha mai avute eh, attrazioni tematizzate quindi mh, non è un problema forzato dice The Family Band e per chiudere il discorso protezioni ci dice Mondo Coaster Tenete conto che nelle immagini di protezione sono abbassate al massimo. Quindi quando ci saranno le persone a bordo ci sarà ancora più spazio per le spalle. Ottimo, ottimo. Poi ci, ci diverte Slate Again dicendo ci sarà un trauma infantile dietro a questa scelta di colore il viola. E, mentre andiamo velocemente verso le immagini che mostrano qualche lavoro, Lorenzo nell'immagine di prima? Quella in cui parlavamo dell'ingresso del tronco Ci arrivo. si vedeva. Sì, si vedeva a sinistra, che, più, okay, qua, che a sinistra il blocco freni finale di Shaman. È già stato sostituito con i freni a, come si chiamano, a magnetici. No, ah, i freni magnetici l'hanno già fatto. Vediamo l'ultimo freno è quello bianco che si vede subito dopo la fine del esatto. che occhio. Però. Perché prima erano neri i freni, vero? Sì, e poi erano, cioè, vedevi proprio che erano presse e erano belli spessi. Questi invece sono, il, sono già i freni magnetici. Non so quanto ottimismo ci possa dare sapere che hanno già lavorato su Shaman, perché appare abbastanza chiaro che invece non hanno lavorato sul colpo di frusta dopo il secondo abitamento, al centro dell'immagine che stiamo vedendo. E chissà se questo problema verrà mai risolto perché è pesante per tanti in quel momento lì. Beh, so che stanno cambiando le ruote eh, e forse faccio. anche le protezioni. Sì, ma non okay. ci fai niente con le ruote diverse, Lorenzo. Eh, in realtà Blu Tornado l'hanno sistemato, grazie sì, a tutti. Sì, Blu Tornado ha eh. altri problemi, qua ti manda al centro medico direttamente. Sì. Adesso eh. con Blu Tornado ci siamo complimentati, però sistemato un parolone, sì. ecco, sì, un minimo però almeno non fatto. Ok, andiamo verso le immagini dei lavori che stanno facendo, così le commentiamo velocemente. Nel frattempo, eh, frattempo eccole qua le immagini. Però prima volevo leggere il commento, perché la, ormai la novità di quest'anno la conosciamo. Il prossimo anno avremo un'altra flat ride o una novità più grande? Boh, qui si apre solo lo spazio alle ipotesi, non abbiamo la possibilità di prevedere il futuro. Però novità grandi le vedo molto improbabili perché richiedono tempo e spazio e i lavori devono partire con largo anticipo. Non so se Jacopo e Lorenzo concordano. Uh, sì, l'anno prossimo secondo me non vedremo assolutamente nulla di novità se non spettacoli, celebrazioni, qualche addobbo per l'anniversario. Qualcosa di minore potrebbe essere una sistemazione di qualche attrazione. Si diceva: dei corsari vedremo, potrebbero fare di carino il memorabilia. Quindi, magari un'esposizione con i plastici, qualcosa sulla storia del parco, qualcosa che Infatti, c'è fino a qualche tempo fa, a un anno e mezzo fa, al teatro. Prima era in un tendone. Sì, sì. E, ed è stato molto apprezzato da chi ha avuto modo di visitarle e di raccontarlo prima che eh, io e Jacopo cominciassimo a occuparsi del canale, Lorenzo, tu hai avuto modo di raccontare Memorabilia? Raccontarlo no, l'ho visto di sfuggita al Tia qualche volta, però non ho mai avuto modo di fermarmi sì. e guardare. Nella te. sua seconda incarnazione era il esatto. Tia nella, era... nella prima era molto più bello, secondo me. Cioè, nel teatro erano due cose messe così, la prima era proprio fatto bene magari se lo facessero nel pala blu dove c'era d'Annunzio così blu tornato e violento shaman ti spezza il collo ma l'unica attrazione con il cartello pericolo di morte è l'ordo bruco ma forse dipende anche dal target cioè eh, i genitori magari devono spaventarsi all'idea che un bambino possa andare al di là della stagionata e farsi investire dal bruco forse è per quello Allora, Carrie Alex, prossimo anno magari saranno i corsari rifatti tutto da zero. Oh, la speranza è l'ultima a morire, però io credo che potrebbero morire anche i corsari in mano a Merlin se volessero rifarli da zero. Di questo parlavamo in apertura. Avevo chiesto un parere a Jacopo, non so se Lorenzo ha particolare fiducia su ciò che Merlin potrebbe fare nel sistemare. Mm -hmm. Vabbè, da zero la vedo dura per l'anno prossimo, anche perché sembra che aprino quest'anno, quindi non penso che ci sarà un rifacimento totale almeno per l'anno prossimo. Per quanto riguarda quello che potrebbe fare Merlin, eh, non lo so, non ne ho idea, non, eh, però non ne farei tanto una ragione morale. Merlin non sa fare le cose. No, però, i no, borsari sono costati 60. No, ma non sto criticando te. I corsari sono costati 60 miliardi di lire, cioè senza inflazione 30 milioni di euro, che chissà poi in realtà quanti sono. Quindi con, certo hanno dovuto costruire la, la vasca sotterranea, ma costruire una scenografia così grande è il motivo per cui Ramses faceva schifo, eh, cioè hanno avuto necessità senza budget di rifare un capolavoro. E, per quanto uno possa essere un genio, e là di geni non ne ho visti, non possono fare niente senza un budget in uno spazio così enorme. E lo stesso discorso vale per Giù Mangi. Hanno dovuto dilatare pochi soldi in tanto spazio, tra le tante problematiche. E il problema principale che io vedo nei corsari è un rifacimento completo lo vedo pericoloso se mai gli venisse in mente per questo motivo qua soprattutto c'è sempre la fase 2 <ride> i corsari rifatti da zero forse l'ho già letto questo messaggio non le stesse stanze animatronics ok vabbè ah, vedremo vedremo intanto eh, dicevo in apertura ho espresso una piccola critica al parco per il fatto che mi pareva avesse mh, parlato delle ricolorazioni e del lavoro che aveva fatto nel corso di questo inverno senza però mostrare niente cose che io non trovo sia il modo migliore per comunicare Magic Land ha fatto vedere non ha parlato sono uscite alcune immagini che sono state diffuse alle fanpage prendo ad esempio Gardeland Tribe che ha pubblicato sul suo profilo queste immagini ufficiali dei lavori fatti durante questo inverno a Gardeland. Fermatemi pure se avete piacere di dire qualcosa in tal senso. Questo è il castello d'ingresso, vecchio castello d'ingresso e il problema qual era? La grandine in questo caso, voi l'avete raccontata entrambi, la grandinata. Lorenzo, hai notato qualcosa sul castello? Più che altro era proprio mal ridotto di suo per il tempo, non ho visto particolari buchi o altro della grandine su quello. Anche perché, all'interno della lunga email, che il del, del lungo messaggio che il parco ha distribuito alle fanpage, le quali l'hanno riportato in maniera ligia. Mh, si parlava anche del rifacimento completo di Peppa Pig, e dei due Jumangi che sono attrazioni nuove. Certo Peppa Pig è stata un po' grandinata, ma onestamente no, non lo so, è un po' strano dover pensare a un rifacimento completo così presto. Eh, ma tipo Peppa Pigland aveva tutti i tetti in sarà stato boh o Car eh, legno alto così ho visto domenica con Francesca fuori dal parco, c'erano tutti i tetti per terra ed erano tipo alti così, sfondati. E questo è un e problema so. a monte, certo, eh. la grandinata non l'auguriamo la, a nessuno, però c'è un motivo, se Muvile non è caduto per terra tutto, e Gardaland in parte sì, però in parte quali parti? Alcune in modo particolare, cioè i corsari non è venuto giù, per fare un esempio. Però... Era messo molto male. Poi che finestra. <ride> ok, allora e qui abbiamo Fuga l'Atlantide È molto positiva questa immagine perché mostra una ricolorazione intelligente, riprendendo almeno in parte l'idea di Mazzoli di dare le sfumature e di non dare una mano di oro a tutto indistintamente qualcuno tra voi dissente da questa mia interpretazione? A posto. Ah, fanno... È giusto, è quello che serve per dare valore a una scenografia. Poi in certi casi andrebbe anche fatto qualcosa di più oltre a dipingere, speriamo che sia stato fatto per esempio su Mammoth che aveva tanti problemi. Qui siamo a Fantasy Kingdom e si nota in maniera molto chiara sull'orso, sull'orsetto... La stuccatura dei punti grandinati, eh, quindi si sì, hanno lavorato proprio a livello di volume. Questo è Blu Tornado e abbiamo la ripavimentazione di cui si parlava proprio nel messaggio dato alle fan page: ripavimentazione di ampie parti di parco, eh, di cui hanno rifatto anche le staccionate. Pure qui vicino a Blu Tornado, e qui abbiamo la stazione del trenino. Trenino su cui si sta facendo tanto parlare, arriverà presto una riflessione, in tal senso, su, sulle prospettive possibili per il trenino. A voi piace, o è una roba mia, no? Questa passione per il trenino di Garda, è solo perché mi piacciono i treni o è qualcosa di importante per un parco, avere una bella attrazione di trasporto? Di no, no, è bello, giusto, giusto. Bello. Ma Poi una seconda subito. stazione, Lorenzo, ti piacerebbe? Beh, avrebbe i suoi pro e i suoi contro, dipende da dove deviano l'attuale percorso e tu lo fai passare. Poi sì, una seconda stazione potrebbe essere comoda. Tra i contro sì. potremmo immaginare, se non prendono un terzo treno, le code. Anche, oltre che l'invasione del, dello spazio effettivo in cui passerà. Non saprei dove Ma devi buttarmi nel tuo parco difficile. Ma cioè... no, no, arriverà il progettino. Eh, vi farò Ma vedere. Veramente... Non arriva il progettino. <ride> no, no, il mio, il mio. Ah, il tuo, ok. Basta, allora... che, non, basta che non lo pubblichi perché poi lo prendo, cioè lo guardi. Allora, a differenza di persone che gestiscono i parchi eh. tipo Magicland. Io ho studiato architettura. Quindi non metterei mai un palco in Main Street a Magic, Land, caro amministratore delegato, dottor Zucchi. E se dico che il trenino si può allungare, vuol dire che un modo c'è senza distruggere mezzo parco. Però lo vedremo. Allora, no, Jacopo non è d'accordo. Eh vabbè, a ognuno il suo mestiere. Dunque, <ride> mh, abbiamo visto il trenino. C'è altro da vedere. Basta, no, questo non c'entra neanche chi se ne frega del palco con prezzemolo, hanno rifatto un po' di coperture, complimenti, e questi sono i lavori all'albergo che era martoriato, e qui termina eh, la saga dei restauri offerti da Gardaland Tribe. Eh, vabbè. Mi sa so che abbiamo anche concluso gli argomenti di questa serata, si aspetta solo un'apertura in cui probabilmente ci sarà modo di fare la prova del nove delle cose che abbiamo... Eh, finora soltanto visto in foto ipotizzato domanda nel momento in cui andrete a visitare Gardaland mh, darete, pensate che ci sarà la possibilità fin dalla prima visita e quindi dal primo vlog di apertura di dare qualche opinione in più di avere qualche immagine in più in merito alla torre la novità principale vabbè ah eh, la torre là, eh, ci si passa davanti c'è una murotaia aperta forse quindi sicuramente. Quindi aspettiamo con curiosità Lorenzo. Sì, sì, sì. Vediamo, magari scopriremo qualche altra cosa nuova che non abbiamo ancora avuto modo di vedere oppure qualche batosta che non ci aspettavamo e che spunterà come le macchinette della Coca-Cola sparse in ogni angolo del parco. Probabile. La vera novità del parco di quest'anno è lo stucco. È vero, Mondo Coaster, che con il percorso attuale non avrebbe senso una seconda stazione per il Transgarden, ma il percorso attuale non è scritto sulla roccia. È stato già modificato diverse volte il trenino eh, per fare Fantasy Kingdom, per fare Raptor, no, cioè, non è che sia proprio la, la prima volta che viene fatta questa cosa, se dovesse essere fatta. E su Atlantide dice Luca aggiungere elementi scenografici, la murena, momento iconico dello spot. Ma ti ringrazio per la tua eh, opinione e suggerimento in merito ad aprire un podcast, non è un mestiere facile. Non so se qualcuno tra voi, Jacopo Lorenzo, ha mai avuto un podcast, se tra i suoi mm. esperimenti, Lorenzo. Lo sto realizzando proprio in questi giorni, ma è una ah, sì. cosa... Sì, ma non è per il canale, non è per nulla, oh. è una cosa esterna. Una cosa esterna, ah, vabbè, quindi vuol dire non che stai, assu stai assumendo però delle competenze, a un certo punto potrebbero, potrebbero tornare queste competenze. Skyride. Aprile. Skyride, dice Mondo Coaster, uh, Alton Towers è chiusa a causa di polemiche. Skyride che cos'è? È una torre? È la um, se giuvia, tipo la... Um... L'impianto FUNE, diciamo, ok, mm, impianto di trasporto. Sì, peccato perché eh, è un parco molto grande come sottolinea Mondo Coaster e soprattutto la FUNIVIA Panoramic Tour. È una tra le attrazioni rimosse che più mi sono rimaste impresso Jacopo che sei esperto di attrazioni rimosse che più mi sono rimaste impresse a Gardaland ed è veramente un peccato averla tolta e anche lì l'occhio dell'urbanista aveva individuato un modo per poterla conservare nonostante la costruzione del Gardaland Theater. Gardaland non l'ha ritenuto altrettanto. Vabbè. Um. Per due stazioni, dice Carri Alex, non c'è spazio almeno. Eh beh, ma forse verso un'espansione si potrebbe anche andare dal momento che un'eventuale novità dovrà per forza occupare un territorio e dato che al momento Blue Tornado sembra essere stato oggetto di una sistemazione su cui il parco spera di poter contare, vuol dire che forse una novità futura dovrà essere in area di espansione perché abbiamo finito lo spazio, lo scopriremo. E l'ultima cosa che vi chiedo questa, siete fiduciosi su un'espansione prossima del parco Gardaland? Può essere qualcosa che vi aspettate nel breve periodo o è utopia, Lorenzo? È breve periodo, parliamo di... È 2026, mire. la prossima novità. Eh, eh, sì, però ci, no, cioè, dipende anche da quanto espandono e da cosa ci mettono. Perché se ci mettono un costerino così, mh. se invece ci fanno un bel coster grande, bisogna anche capire che tipologia di coster, cosa ci fanno, come riempiono, come tematizzano la zona. Uh -uh. Ci sono molti fattori, però, però quella zona penso sia quella dietro Fuga d'Atlantide. Eh, che... È l'unica che c'è. Certo c'è quella striscia accanto ai corsari, ma... È troppo piccola per contenere chissà che ce la vedi, Jacopo. Un'espansione possibile o stiamo sognando a occhi aperti? Allora, a buttare giù qualcosa si fa sempre tempo, quindi siccome guarda potrebbero buttare giù qualcosa onestamente. Sì, penso anch'io che andrà qualcosa da 26, 27. Non vedo altre luoghi. Mm -hmm. perché, qualcosa, eh, che... e, e chiudo con questo messaggio di luca ehm, quest'altro si parla tanto di wooden coaster e ne abbiamo avuto uno nella recente storia merlin alton towers ma nell'area di espansione di cui parliamo lo vedo improbabile perché i wooden coaster fanno un rumore tale eh, che lì vicino alle case credo potrebbe dare qualche problema ricordiamo se è radonante Wooden Coaster di Mirabilandia, si chiamava così perché faceva un casino assurdo, quindi e quindi, cos'è? Lanciato Spinning Lanciato, eh, ma questa sarebbe una cosa bellissima vista la recente collaborazione con Mac um, per Hyperia a Thorpe Park, Ride to Happiness mm. sarebbe Sento. veramente una, una cosa una bellissima novità in Italia se così certo. fosse Corto sarebbe, ma bello. Corto eh, ma... magari ha un po' di budget in più. <ride> <ride> Se non l'hanno trovato per Thor Park. Va bene. Ma Thor Park non è la gallina delle uova d'oro come Gardaland. Eh, ma appunto il banco ma te lo usi, non è che poi lo vuoi anche finanziare, però. Avremo ah, comunque, condivido la tua speranza. Eh, sarebbe veramente una bella aggiunta sì. per Gardan e per l'Italia. Abbiamo parlato della cromia, veramente eh, rossi automotive. Puoi recuperarla addietro, indietro nel video. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. È stata veramente una bella chiacchierata questa sera. Eh, grazie, grazie per la vostra disponibilità. E invito naturalmente chi ha seguito la live a dare un'occhiata ai contenuti che verranno portati sui canali di Jacopo e di Lorenzo. Sicuramente proprio su questo tema, dopo l'apertura di Gardalan, credo con una gara pubblicarlo il giorno dopo, vero? La notte stessa della no, no, del... no, 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 no. prima, ancora con calma. non parteciperò mai più a queste gare <ride> a tempo debito. Va eh bene, speriamo di ripetere. Grazie a tutti gli spettatori e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.